italiano, come si definisce, è un gelato che ha meno grassi rispetto all'ice cream industriale, quindi al prodotto venduto nel supermercato generalmente, ha meno aria, parliamo di un 30% di aria inserita nella ricetta di gelato durante la manticazione rispetto a volte a un 130, un 140 di aria che è inserita invece nel prodotto gelato industriale. Essere 0% se parliamo di un sorbetto al limone, arrivare all'8-10 se è un gelato al cioccolato o un tiramisù, un mascarpone, e il confronto con l'ice cream industriale, ecco, è grande, perché un ice cream può avere fino al 25% di grassi, a volte anche il 30%. Mangia più sano. Infatti la Carpegiani Gelato University, che è la scuola più importante al mondo nel settore per formare gelatini di successo, ha organizzato recentemente un corso che si chiama Gelato Smart Food in collaborazione con l'Istituto Europeo di Oncologia per creare prodotti che aiutino la prevenzione, che possano essere adatti anche a coloro che soffrono di tumori. Alla creazione di gelati a basso indice glicemico, adatto quindi a chi soffre di piccole forme di diabete o altre patologie correlate. La mia risposta è dipende, perché dipende da come sto, da come mi sento. Generalmente il gusto che preferisco è il pistacchio, però quando sono un po' depressa ho bisogno di un cioccolato fondente. Quando invece è molto caldo, io adesso vivo a Singapore, un mango oppure un sorbetto al lici, magari anche con una punta di martini, fa morire. E ecco, io dico che per ogni stato d'animo, per ogni momento della vita c'è un gelato, e non mi voglio limitare a uno. Delle volte, quando vado in un ristorante di un chef stellato, adesso è una tendenza in aumento, mi piace sperimentare anche un gelato al parmigiano reggiano con aceto balsamico, un gelato al salmone, un gelato creato appunto con ingredienti particolari, i fagioli rossi giapponesi, adesso recentemente ne ho assaggiato uno al caviale, e quindi insomma non c'è limite. Il bello del gelato artigianale è che chi lo crea può veramente esprimere tutto se stesso e realizzare un prodotto buono sia per il gusto ma anche per la salute.